Ehi! Idiota! Vuoi forse ammazzarmi? Mi dispiace molto, colonnello! Cosa significa mi dispiace? Salta da accovacciato intorno al perimetro della colonia! 50 giri, adesso! La prego, colonnello! Ah sì, eccellente. Allora, potreste portare i materiali al distretto 4? La ricostruzione procede bene. Grazie a Melia e Vanea. Gli Aienti e i Machina posseggono una tecnologia strabiliante. Siamo lieti di dare una mano. Di vivere gli uni accanto agli altri in armonia. Dopotutto, è ciò che avrebbero voluto. Entrambi, Lady Manet e Egil. Sì. Che possa durare per sempre. Tamban? Ehi, Fiora, che c'è? Hai visto Shulk? Non so dove si trovi, ma era con Rain e gli altri. Se n'è appena andato. Va bene, grazie. Aspetta. Che c'è? Niente. Lascia perdere. Se è Shulk colui che cerchi, egli non è qui. Incredibile. È come se avessi gli occhi anche dietro la testa. Cosa guardavi? Il mare? Non osservavo nulla in particolare. In verità, Fiora, stavo pensando. Pensavo al futuro che ci attende. Wow, sei davvero molto più premurosa di me. Invero? Io non credo. Intendevo solo risponderti. Però capisco che cosa intendi. Hai ragione. Ne abbiamo passate tante. È così. Invero. Tutti voi avete la mia riconoscenza. È stato grazie a voi che ho potuto giovare di preziose esperienze. Per di più, è la ragione per cui mi trovo in codesto luogo ora. Sì, siamo felici di averti con noi. Grazie di tutto, Melia. Sono felice di averti conosciuta. Lo stesso dicasi per me. Ci sono quasi. Forza, Rain! Forza, Rain! Eccolo! Ricky è molto affamato! Forza! Mettincela tutta, Rain! Va tutto bene? È salata! Com'è possibile che sia salata? Rain, fai davvero pena! Quando è l'ultima volta che hai pescato, Rain, cattivo pescatore! Ricky vuole mangiare grandi pesce! E dammi tregua. Tieni, provaci tu, palla di pelo. Compito di Rain pescare! Compito di Ricky mangiare! Aspetta un secondo. Non è che Occa ti striglierà per bene se non torni a casa con 14 pesci per sfamare tutti i tuoi piccoli? Ricky ha scordato! Sposamon arrabbia molto se non pesca più pesci! Beh, non è un problema mio. No! Rain, prende pesce! Prende pesce adesso! Pesce! Pesce! Eccoti qui. La brezza è così piacevole. Già. Thank you.
Che c'è? No, è quel taglio di capelli. Ti dona molto, tutto qui. Sì. Davvero? Pensavo di farli crescere un po', ma... Ehi, quale taglio preferiresti? Vanno bene entrambi. Oh, e dai. Cosa dovrei rispondere adesso? Scusa. Questo taglio ti sta benissimo. Non cambiarlo. Oh, avevo dimenticato questa sensazione. Mi chiedo cosa il futuro abbia in serbo per noi. Chi può saperlo? Sono certo che ci saranno alti e bassi. Alti e bassi? Io non so cosa ci riserva il futuro. Però questo significa che posso immaginare le possibilità. Possiamo realizzare tutto ciò che ci prefiggiamo. Sì. Hai ragione. Ricordi cosa ha detto la monada? Cioè Alvis. Quando l'abbiamo visto l'ultima volta. Sì, certo. Shulk. Questo nuovo mondo non ha confini. E non è solo la vostra casa, ma anche quella di molte forme di vita. Posso vederlo. In questo mondo ogni forma di vita va incontro al futuro. In armonia. Un giorno spero di incontrarle tutte. Le genti di questo mondo sconfinato. Lo spero anch'io. Lo faremo, ne sono certa. Le incontreremo. E qualunque cosa accada, affronteremo il nostro futuro. Insieme.